Buonasera, ben trovati a un nuovo appuntamento con Carmignano Informa, il contenitore di informazioni e attualità dedicato al comune di Carmignano. Cominciamo con il primo servizio dedicato al campo sportivo Bocca di Stella di Seano. Approvato il progetto per ridurre i consumi e incrementare l'illuminazione dentro l'impianto di questo campo sportivo. Allora sentiamone di più nel servizio. Migliorare l'illuminazione e di conseguenza la fruibilità della struttura in qualsiasi orario e ridurre i consumi energetici. Con questi scopi è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione del campo sportivo comunale Bocca di Stella a Seano. L'amministrazione comunale si è dato l'obiettivo di efficientare tutto il territorio. Siamo partiti dalla pubblica illuminazione sostituendo tutti i corpi illuminanti e adesso passiamo ad un intervento di efficientamento energetico importante sull'impianto sportivo più grande e ovviamente più energivoro che abbiamo sul nostro territorio. Un investimento di 140.000 euro cofinanziata a livello nazionale dal governo, che ci permette di efficientare in modo importante, quindi con una riduzione sensibile dei consumi fino al 70%, quindi quasi due terzi diciamo dei consumi precedenti, quindi con un beneficio sia sulle casse comunali ma un beneficio anche a livello ambientale. Il primo passo è stata la pubblica illuminazione, ora partiamo dai campi sportivi ma poi intendiamo passare a piccoli step a tutte le strutture pubbliche comunali. Il campo sportivo Bocca di Stella, a seguito di una serie di ampliamenti eseguiti nel corso degli anni, al momento è dotato di un campo di calcio principale, un campo sussidiario idoneo anche per giocare a rugby, un campo di calcio a 7 e uno per gli allenamenti. Campi e aree che non sono sufficientemente adeguatamente illuminate. Obiettivo dell'intervento, i cui lavori prenderanno il via entro la fine di ottobre, è quindi quello di eseguire l'efficientamento energetico di tutta la struttura, sia dei campi che degli altri ambienti, procedendo alla sostituzione di tutti gli attuali corpi illuminanti con nuovi a LED. Questo porterà ad un notevole abbassamento della potenza utilizzata dalla struttura ed una migliore distribuzione delle sorgenti luminose, così da rendere uniforme l'illuminazione dei campi. Nei dettagli andranno a sostituire in particolar modo i corpi illuminanti, che sono quelli che maggiormente incrementano i consumi, per poi passare anche alla parte diciamo dell'immobile, quindi dove ci sono le docce, diciamo gli spogliatoi, tutta la parte diciamo al chiuso, quindi l'intervento sia sull'illuminazione del campo che diciamo la parte degli spogliatoi, la parte chiusa, che ci permette appunto concretamente di avere un risparmio in termini di abbattimento emissioni di CO2 e in termini di abbattimento della spesa corrente di circa due terzi rispetto ai precedenti consumi. La biblioteca di Seano aprirà un pomeriggio in più durante la settimana. La decisione dell'amministrazione comunale per venire incontro alle esigenze degli studenti che sempre più spesso frequentano questo luogo. Buone notizie per studenti, lettori e tutti gli utenti che ogni giorno frequentano la biblioteca comunale Aldo Palazzeschi di Seano. Dopo il successo dell'apertura pomeridiana del giovedì e dell'anticipo di mezz'ora dell'orario di apertura mattutino, l'amministrazione comunale, per soddisfare sempre di più le esigenze di tutti coloro che quotidianamente usufruiscono delle sale della biblioteca di Via Gadda, ha infatti deciso di ampliare l'orario e di aprire un pomeriggio in più. La struttura sarà quindi aperta anche il mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 19. Noi siamo molto orgogliosi di poter finalmente ampliare questa offerta in maniera completa, perché questa biblioteca è veramente un gioiello, è molto piccola ma è molto fornita, con un personale meraviglioso e, come dire, culla i nostri utenti e gli aiuta a avere la concentrazione per chi la vuole e anche invece spazi più dinamici per chi ha bisogno di fare magari attività di gruppo. E poter quindi aprire anche il mercoledì pomeriggio, dopo già il successo di aver potuto aprire lo scorso anno il giovedì pomeriggio, insomma è una cosa che per la nostra amministrazione è un fiore all'occhiello, in quanto volevamo sin da subito, insomma era un nostro progetto, realizzarlo non è sempre così scontato, ma ci siamo riusciti e siamo contenti quindi di poter accogliere i cittadini
anche il mercoledì pomeriggio. La Biblioteca Comunale di Seano è quindi adesso aperta tutti i pomeriggi fino alle 19, dal lunedì al venerdì. Le aperture mattutine restano quelle del mercoledì, giovedì e sabato dalle 8 alle 13. La biblioteca si caratterizza sempre di più come luogo di riferimento e di aggregazione sul territorio e anche il numero delle presenze e dei lettori è costantemente in aumento, così come si è registrato nel corso del tempo un progressivo incremento dei prestiti effettuati. Intensa è stata anche la circolazione dei materiali multimediali. I numeri lo richiedono, abbiamo un volume di circa 20.000 prestiti l'anno, quindi la biblioteca funziona bene e abbiamo anche tantissimi ingressi per la sala studio. Nel primo semestre del 2019 abbiamo registrato più di 2.000 ingressi solo per la sala studio, quindi sicuramente un investimento che nel tempo darà buoni frutti. C'è stato un trend in crescita rispetto all'anno scorso? Sì, nel 2019 stiamo registrando un grande trend di crescita sia per il volume di prestiti sia per l'utilizzo proprio delle sale. Nel senso che ora arrivano studenti anche da Prato, anche da zone che non sono Carmignano. Quindi l'idea che mi sono fatta è che sia diventato un luogo in cui darsi appuntamento, anche perché comunque è comoda, c'è il parcheggio, insomma ci sono tanti punti favorevoli e quindi insomma è cambiato un po' l'utilizzo, ecco, non solo utente locale ma anche utente provinciale. A scuola si va a piedi, rimaniamo nella frazione di Seano dove l'amministrazione comunale sta mettendo in piedi il progetto Pedibus. Amico dell'ambiente, i bambini andranno a piedi accompagnati da operatori nella scuola Quinto Martini, il progetto per ora è sperimentale proprio qui. Tutti a piedi a scuola con Pedibus. Dalla prossima primavera gli alunni della primaria Quinto Martini a Seano potranno beneficiare del progetto di accompagnamento scolastico promosso dal comune di Carmignano. L'idea è che da marzo 2020 i genitori abbiano la possibilità di lasciare i bambini in uno dei 3 parcheggi scambiatori presenti nella frazione. Da qui i piccoli studenti saranno portati a scuola da alcuni operatori cui l'amministrazione affiderà il servizio. Il percorso sarà effettuato sfruttando il tratto di pista ciclopedonale lungo il torrente Furba che collega il centro di Seano al plesso scolastico. La pista ciclabile, diciamo, è la cerniera che collegherà questi 3 parcheggi. Uno sarà nel centro storico di Seano, in piazza 4 Novembre, uno nel parcheggio del Parco Museo Quinto Martini e uno al termine del primo lotto della pista che è in via Don Minzoni, che è una delle aree più urbanizzate della frazione. Qual è l'obiettivo di un progetto del genere? Allora, sicuramente andare anche incontro a quella che è la legge regionale sulla qualità dell'aria che impone ai comuni alcuni interventi per limitare l'inquinamento nelle aree scolastiche. E questo è uno. Poi anche, diciamo, migliorare la viabilità di quell'area lì che all'entrata e all'uscita della scuola, consideri che la scuola Quinto Martini ha 340 bambini, è la più popolata del comune e presenta molte criticità alla viabilità in queste fasce orarie. Migliorare questi aspetti. Il progetto parte dalla scuola Quinto Martini di Seano in via sperimentale. Dall'anno scolastico successivo potrebbe essere allargato anche alla Bogardo Buricchi di Carmignano e alla Nazario Sauro di Comeana. Il Pedibus non può prescindere dalle infrastrutture presenti sul territorio, prima di tutto le piste ciclabili. Per quanto riguarda quella di Seano, entro il 2021 sarà realizzato anche il secondo lotto, quello che da via Don Menzoni porterà alla zona industriale del Ficarello. È una pista finanziata a livello sia con i fondi europei che regionali ed ovviamente cofinanziata dall'amministrazione comunale. Abbiamo inaugurato lo scorso maggio il primo tratto e puntiamo a ripartire già dal prossimo anno col secondo lotto e poi tramite una passerella ciclopedonale andrà a ricollegarsi con la ciclabile di Poggio e Caiana e da lì dal Ponte Manetti, diciamo, dentro le cascine medici dentro, diciamo, il parco della Piana, quindi un progetto ambizioso con una visione sia di promozione turistica ma anche di mobilità sostenibile, quello che è un po' il brand del nostro territorio, sostenibilità e promozione. Si sono tenuti questo weekend gli appuntamenti pubblici Seano in piazza e Comeana in piazza e allora sentiamo direttamente dalla voce dell'assessore all'urbanistica Paoletti come sono andati.
weekend di incontro tra l'amministrazione comunale e la cittadinanza per dare un nuovo volto a Piazza 4 Novembre a Seano e a Piazza Cesare Battisti a Comeana. Il percorso di ascolto nell'ambito del progetto Piazze Ritrovate promosso dal Comune di Carmignano è arrivato ad un momento di svolta importante, quello della restituzione degli esiti dell'osservazione sul campo, delle interviste e dei questionari che gli operatori di Sociolab hanno svolto nei mesi scorsi. Sabato è stata la volta di Seano in piazza, domenica di Comeana in piazza, che per il maltempo si è eccezionalmente svolta nei locali dello Spazio Giovani. Le linee guida che sono venute fuori sono quelle che riguardano soprattutto spazi di socializzazione, le esigenze delle persone di ritrovarsi in una piazza, di poter usare la piazza, quindi uno spazio per le manifestazioni delle associazioni, alberi, delle alberature per poterci stare anche d'estate, e delle panchine di socializzazione dove poter parlare e stare tranquillamente, la valorizzazione in questa piazza di Comeana del paesaggio che si ha da un lato, che dà sui campi e sui coltivati qua sotto, e soprattutto anche un ridimensionamento del parcheggio per poter appunto ritrovare la piazza come spazio da vivere ogni giorno. La campagna di confronto ha coinvolto centinaia di cittadini, tra residenti e portatori di interessi, cioè associazioni e commercianti. A Comeana è stato organizzato un laboratorio fotografico per permettere ai cittadini più giovani di esprimere la propria idea riguardo alla piazza che vorrebbero. La ricerca fotografica che abbiamo fatto è stata parte integrante del lavoro. Abbiamo coinvolto dei giovani abitanti che non si possono coinvolgere in altro modo, ma attraverso la fotografia con lo smartphone. Abbiamo trovato un canale di comunicazione. 5 ragazzi tra i 14 e i 19 anni sono andati in giro per il paese a fotografare i loro luoghi e ce li hanno raccontati. Ed oggi queste foto sono state posizionate su una grande mappa e sono in dialogo invece con le foto dell'archivio storico della piazza. Nella piazza c'è un fotografo che ha fotografato la piazza da sempre e quindi abbiamo scelto di fare un dialogo tra queste due prospettive di immagini. Il progetto definitivo delle due piazze, che sarà a cura degli uffici tecnici del comune, sarà la sintesi tra le linee guida dei cittadini emerse durante la campagna di ascolto e gli esiti dei due eventi del weekend. L'idea è di iniziare i lavori entro la fine del 2020. È il momento dell'agenda, diamo uno sguardo a tutti gli appuntamenti a Carmignano e dintorni. Da venerdì 27 settembre a domenica 29 in piazza Vittorio Emanuele II a Carmignano si svolgerà il San Michele, teatro in strada e palio dei ciuchi, la cui finale sarà disputata domenica alle 15.30, a seguire premiazione del rione vincitore. Domenica 29 settembre, dalle ore 9 alle 19 alla pista rossa di Seano, la Soffitta in piazza, tradizionale mercatino dell'usato e dell'artigianato che si tiene la seconda domenica del mese. Sabato 5 ottobre, con partenza alle ore 8.30 dalla Biblioteca Comunale Aldo Palazzeschi, passeggiate letterarie, camminata in compagnia del libro Foliage, vagabondare in autunno di Duccio Demetrio a cura del gruppo Trekking Jam. E sempre sabato 5 ottobre alle ore 9.30 in via Montefortini a Comeana, visita al tumulo di Montefortini, visita guidata gratuita al sito a cura del gruppo archeologico carmignanese. E prosegue fino al 29 settembre la mostra Gli anni di Gino Balena nella sala consiliare del comune di Carmignano. La mostra fotografica che rende omaggio all'artista Gino Balena ad un anno dalla sua scomparsa. In caso di rinvio del San Michele per maltempo, anche la mostra sarà prorogata. Per questa puntata è tutto. Carmignano in forma torna tra 2 settimane, sempre di lunedì alle ore 20. Grazie per averci seguito e buona serata.